Buongiorno ragazzi, come state? Ben ritrovati su questo canale YouTube. Forza Juventus, forse anche forza virgola Juventus della Serie Dai, che dobbiamo terminare questa stagione. Avanti, forza e coraggio Juventus, non solo forza del tipo supporto. Domani siamo già in clima prepartita perché si gioca venerdì, quindi avremo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Però io non posso fare altro oggi che concentrarmi su quella che invece sarà per forza di cose la partita, perché stasera si gioca Manchester City contro Real Madrid. Ho visto che tra l'altro è uscito l'Atletico ieri, una squadra che in tanti davano comunque come potenziale outsider, dato che era nella parte del tabellone giusta, aveva eliminato l'Inter eccetera eccetera, e invece è andato a casa. Sono uscite le due spagnole ieri sera, e guardando un pochettino anche il Barcellona ieri ho avuto un po' di vibes relative alle vecchie Juventus che andavano in Champions League. Ora il Barcellona cambierà abbastanza secondo me dal prossimo anno, perché Xavi aveva già deciso di non proseguire la sua collaborazione lavorativa con il club blaugrana. Però c'è anche da dire che all'andata si era imposto, c'è da dire che era andato in vantaggio, si era portato sul risultato virtuale di più 2 e poi pum, all'improvviso succede quel qualcosa che cambia completamente le carte in tavola, non solo la partita, manca la qualificazione e di conseguenza la stagione, perché la Champions League, non prendiamoci in giro, è qualcosa che ha troppo peso specifico poi nel racconto generale di quello che verrà tramandato agli anni successivi, e quindi verrà raccontato, no, per sempre, che il Barcellona di Xavi, dopo aver battuto il PSG, è crollato di fronte ai francesi anche in casa ed è stato eliminato da Mbappé e compagni. Mbappé che torna al gol su calcio di rigore e poi chiude i conti definitivamente, condannando i catalani all'eliminazione da parte tra l'altro dell'ex Luis Enrique, che col Barcellona ha vinto il triplete. Noi ce lo ricordiamo molto bene perché è successo proprio contro di noi a Berlino nell'ultima partita proprio di Xavi, quindi proprio dei cicli, dei giri, dei cerchi che vanno a chiudersi sempre nel nome della Champions League. Perché dico che mi ha ricordato un po' la Juve? Perché se Araujo non si fa buttare fuori in quel momento anche un po' delicato del match, regalando l'opportunità al PSG di riaprirla, e soprattutto arrivando a una scelta che non ho condiviso particolarmente, quindi quella di levare Yamal, non che si dovesse levare Rafinha, Lewandowski, però probabilmente si poteva giocare con un 4-4-1 e sfruttare Rafinha e Yamal sugli esterni per qualche ripartenza importante. Poi col senno di poi o comunque con i se, con i ma, la storia non si fa. Però mentre eravamo in visione della partita, e tra l'altro stasera mi piacerebbe fare una diretta su Twitch, in live reaction alla partita, vedo se riesco a organizzare il tutto, o al limite ci vediamo su YouTube per un post partita, se sarà una partita interessante. Però lì per lì ho proprio detto, cavolo, delle due avrei tolto un centrocampista per cercare di fare un 4-4-1 con Lewandowski là davanti, che dovrà fare un lavoro della Madonna. E quell'espulsione lì e quella scelta lì poi di levare anche un giocatore così determinante hanno svoltato davvero la partita. A cosa possiamo paragonarlo lato Juventus? Io dico ancora quella traversa di Cuadrado col Porto. Quella traversa di Cuadrado col Porto nell'anno di Pirlo, ragazzi, per me è stato uno dei più grandi what if della nostra storia recente. Perché se dal lato dell'anno precedente, quindi con Lione, Sarri, c'era stata la pandemia di mezzo nell'andata che non abbiamo giocato, il ritorno è stata una partita molto particolare. Se l'anno prima con Ronaldo sempre e l'Ajax era la squadra che è venuta fuori proprio in quell'anno, la rivelazione che batte anche il Reale, arriva quasi a potersi immaginare anche una finale di Champions che avrebbe avuto dell'incredibile, eccetera eccetera, quella traversa lì di Cuadrado, palla che non entra e si va avanti, oppure se proprio devo andare ancora un po' più indietro, quel rigore fischiato a Benatial Bernabeu, dato che proprio qualche giorno fa erano 6 anni da quell'avvenimento lì. Ecco, la traversa di Cuadrado e il rigore di Benatia mi hanno ricordato tantissimo quell'errore di Araujo,
con una sola differenza, tra virgolette, che entrambi gli episodi che vi ho citato per la Juve sono venuti quasi a tempo scaduto, invece Arauco si fa buttare fuori quando c'è ancora tutta una partita che poi prende un'inerzia diversa. Ladies and gentlemen, questa è la Champions League, non c'è niente da dire. Quanto sono belle le competizioni a eliminazione diretta. A me piacerebbe tantissimo poi arrivare a fare una sorta di fine torneo di zona playoff per anche il campionato italiano. E lo dicevo già quando la Juventus vinceva che mi sarebbe piaciuta una rivoluzione di questo tipo. Cioè, ipoteticamente, no? Pensiamo all'Inter che lunedì può vincere lo scudetto meritatissimamente quest'anno nel derby contro il Milan. Però provate a immaginare se invece che dell'ufficialità dello scudetto si va a parlare dell'ufficialità dell'Inter testa di serie, quindi con dei privilegi, gioca in casa, sempre le partite, robe del genere, all'interno di un mini torneo da 4 o da 8 squadre, forse più da 4 o da 6 con l'Inter che è già passata al turno successivo perché è la prima, in cui si vanno poi a disputare delle sorti di finale scudetto. Per me sarebbe meraviglioso. Già la Supercoppa che fa la Final Four è una novità che io ho apprezzato, devo dire la verità. Però quanto di più anche il campionato italiano sarebbe bello e anche aperto all'imprevisto, proprio a quell'episodio che poi magari ti porti avanti. Perché la Champions diventa un'ossessione per forza di cose, proprio perché non è che ti porti avanti partita dopo partita, ma devi essere pronto, preparato per quel momento in cui poi davvero si farà la differenza. E quindi avresti anche delle squadre che non è che a un certo punto molla, una roba del genere, perché è allenante. Poi ogni singola giornata di Serie A diventa allenante in previsione di quel mini torneo finale che poi ti darà veramente quello scudetto da cucirti sul petto. Quindi la Champions è una cosa maledetta, per noi juventini poi ancora di più. Però ti dà anche la sensazione, ti insegna anche che il mondo del calcio vive di queste robe qui e secondo me avrebbe un estremo bisogno per riportare anche ad alti livelli dei campionati che a volte sono fin troppo scontati, salvo l'eccezione. Proprio quest'anno abbiamo visto in Germania il Bayer Leverkusen, per esempio, che ha creato qualcosa di meraviglioso. Però a me piacerebbe anche i campionati di questo tipo qui. In finale, oggi abbiamo fatto più un pur parler così, però dobbiamo parlare di quello che è successo ieri a Milano, perché c'è stato un evento Adidas a Milano e hanno partecipato alcuni giocatori della Juventus, tra cui Andrea Cambiaso, che è stato intervistato, no, da alcuni giornalisti, e c'è la ripresa video di Cambiaso che parla di Allegri, spiega quanto Allegri è stato importante per lui durante quest'annata, e poi a un certo punto dice: è stato un onore per me, è un onore per me essere stato allenato da Allegri. E poi dice: essere allenato da Allegri. Cioè, c'è proprio questo momento anche un po' imbarazzante per Cambiaso, che si rende conto di aver detto una cosa che non doveva dire e quindi cerca di rimettere un po' sui binari giusti e si rimangia quel verbo che doveva essere coniugato con un altro tempo. Che cosa significa questa cosa? È un vero e proprio indizio da parte di Cambiaso? Allora io vi dico di no. Per me quella clip è una clip simpatica, ma non è un indizio da parte di Cambiaso, anche perché io non ho idea, banalmente, se i giocatori sanno già se Allegri rimarrà o Allegri non rimarrà. Io questo non lo so. Può essere che la società abbia parlato con i giocatori spiegando quali saranno i piani futuri, può assolutamente essere, però secondo me lì Cambiaso si rende semplicemente conto di aver detto una cosa che può far passare un messaggio di un certo tipo e poi l'ha fatto passare effettivamente, ma perché lui si è corretto ed oggettivamente è andato a mettere forse una toppa più grande del buco, perché ha dato proprio l'impressione di uno che vuole correggersi perché quella cosa non la può dire. Però io ripeto, non so nemmeno se Cambiaso sia a conoscenza effettivamente, attaccando Cambiaso alla macchina della verità, chiedendogli: ti hanno detto che Allegri l'anno prossimo allenerà la Juve? non ho idea di quale potrebbe essere poi l'esito della macchina della verità nei confronti di Cambiaso. Non lo so, mi è sembrato semplicemente un ragazzo che si è reso conto che mettendola giù in quel modo potesse essere in grado di far passare un messaggio, uno scoop, e poi correggendosi in realtà quella cosa è andata non ad annullarla, bensì a rinforzarla. Poi che il destino di Allegri sia in bilico, credo che questo non sia assolutamente una novità,
Non sono dell'idea che dare peso specifico e importante a questa clip di Cambiaso corrisponda al giusto. Non so come l'avete presa voi, come l'avete pensata voi, però a me più che altro ha fatto sorridere perché lui si è proprio reso conto di aver sbagliato la forma e che doveva dirlo in un altro modo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io vi auguro una grandissima, meravigliosa serata di Champions, e poi domani c'è anche l'Europa League, che dal punto di vista dell'italiano è molto importante, perché domani secondo me avremo forse anche già l'ufficialità della quinta ipotetica italiana qualificata in Champions. Ma questo è un po' una porcheria. Io vi parlo di finali scudetto con le prime 5-6, invece rischiamo di avere 5 squadre nella Coppa dei Campioni, che veramente nulla a che vedere con l'idea del nome della competizione. Ma ahimè, anche questo è il calcio moderno. Poi ahimè fino a un certo punto, perché a noi aiuterebbe avere una quinta squadra per come si è messa la nostra stagione. E se l'Atalanta vince l'Europa League arrivando sesta, addirittura sei italiani in Champions. Vai, metà Serie A all'interno della Champions League. Robe un po' particolari, però. Questo è. Ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino a questo punto. E come sempre, forza Juventus.